Mark, Larry, Sergei, è ora di cambiare. Se c'è bisogno dell'asciugamano, ve lo presto io. Ma serve una pulitina. Una triste regola a cui siamo abituati oggi nel 2016, in questi anni, è che sui social vince chi sciocca. Sui social, uguale su internet ormai, vince chi prende degli estremi. Non credetelo, zio Monti, aprite il vostro feed di Facebook ad esempio e guardate il livello di notizie che avete dentro il vostro bel feed. Oppure vi prendo YouTube. In questo momento i video caldi, vi dico quali sono, video caldi, inglesi. Parodia di Trump e Clinton, le 10 foto scattate prima della tragedia. Wow, 1 milione di views. Incidente in macchina pazzesco, catturato dall'interno dell'auto, 5 milioni di views. Censurato, grandi esplosioni in macchina, dating, un paio di pere. E l'immancabile, i problemi di essere Godzilla. Almeno quello, Godzilla ce l'abbiamo. Se uno come me, che fa video di marketing, di business, di digitale, volesse veramente fare numeri, sapete cosa dovrei fare? Una cosa molto semplice. Da domani faccio solo video così, scioccanti. Mi sono messo una telecamera nel c***o e guardate che cosa ho scoperto. Porca paletta, se prendete qualunque social, che è importante perché siamo tutti lì, Facebook e YouTube aggregano la stragrande maggioranza del pianeta, hanno un problema molto semplice, che è un problema di rumore. Sono intasati di porcate, oggettivamente di porcate. Non è che uno dice, no ma questa è una porcata. È come dire, se sui feed ci fosse ogni 2 minuti un video porno, non andrebbe bene. Ma perché allora, scusate? Perché allora il video di Trump che incita all'odio sì e video di Rocco Siffredi no? Spiegatemelo. Come è giusto che non ci siano video porno a intasare le bacheche del mondo, allo stesso modo bisogna mettere un'asticella. Perché? Perché Facebook e YouTube sono editori. Sono i due più grandi editori al mondo, Belen. Involontariamente, per carità, ma sono editori. E un editore deve fare delle scelte editoriali. Hanno miliardi di utenti, non posso mettere la testa sotto la sabbia e far finta che come costruiscono il feed non impatti sulla cultura, sull'educazione, sulle opinioni delle persone. E allora bisogna far qualcosa per cambiare. Perché se no è come il cibo ormai. Avete presente? Vai al supermercato e qualunque cibo ormai fa schifo, è pieno di pesticidi, robe schifose, a meno che non scopri quello con l'etichettina biologica, che però devi andare a interpretare perché può essere biologico ma non biologico, e a quel punto forse quello non è pieno di porcate. Ma scusate, ma dovrebbe essere l'esatto contrario. Di default dovrei avere tutto il cibo più sano del mondo, e se invece usi pesticidi e porcate varie, a quel punto sei tu che metti l'etichettina. Dovrebbe essere ribaltato. Qui è la stessa cosa, amici. Di default questi due grandi editori dovrebbero mettere non solo quello che piace agli utenti, ma anche quello che è importante che sappiano gli utenti. E poi a latere tutta la marea di puttanate varie che puoi trovare in circolazione. E cosa potrebbero fare Facebook e YouTube per porre un po' la parola fine a questa marea di schifezze che girano e includono fatti falsi a gogo, ad esempio? Beh, possono fare mille cose. Una cosa che possono fare è la teoria dell'asciugamano. La teoria dell'asciugamano funziona così. Se tu vai in un albergo, alla fine, quando vai via, l'asciugamano lo butti per terra o lo raccogli e lo pieghi? Personalmente vi dico che non per maleducazione, ma quando vado via l'asciugamano lo mollo lì, capito? Siamo abituati così. Ma se tu vai in un Airbnb, invece l'asciugamano lo raccogli. Perché? Perché hai un voto poi, hai uno score, e come ti sei comportato a casa di qualcuno in passato impatta sulla tua possibilità di andare in futuro in altri posti. Allora qui è la stessa cosa, se ci pensate. Non è possibile che uno vada in giro per Facebook, insulta tutto e tutti, spara falsità in continuazione, inquina la conversazione con qualunque tipo di contenuto, immagine, solo per scioccare. Così c'è più grande coinvolgimento di gente contraria, di gente a favore, l'algoritmo lo preme e lo porta su. Ecco, soggetti così, che sono una marea, dopo un po' li devi bloccare, devi far qualcosa, se no finisce come Twitter con i troll. Un casino. La regola dell'asciugamano ti dimostra che se tu imponi delle regole di community online, impattano l'atteggiamento offline delle persone. Facciamo un altro esempio. Se l'algoritmo di Facebook e di YouTube, per assurdo, premiassero soltanto dei contenuti che devono contenere 3 riferimenti a paper scientifici in ogni post, 2 citazioni filosofiche e 3 poesie, a questo punto vi garantisco che uno come Trump la smetterebbe immediatamente di usare quei toni, perché saprebbe benissimo che non funzionano online, e farebbe esclusivamente post con i paper scientifici per avere la maggior visibilità possibile. È l'algoritmo che deve cambiare. Se uno va in giro per Facebook, dopo 50 volte che commenta sui post degli altri con scritto "sei un coglione", probabilmente l'algoritmo deve scrivere di default nella sua immagine in copertina "il coglione sono io". Questa, Mark, mi permetto di dire che è geniale. Se la usi, voglio royalties. Le soluzioni si trovano, perché sono le piattaforme a indirizzare quello che è il comportamento degli utenti. Mark, Larry, Sergei, è ora di cambiare. Se c'è bisogno dell'asciugamano, ve lo presto io. Ma serve una pulitina.